e questa sera farò questa prima sessione dedicata alla nostra realtà. Quindi do anche il benvenuto a tutte le persone che sono qua collegate per la prima volta. Io arrivo dal settore dello sport e del fitness da più di 20 anni e mi occupo del progetto Herbalife da più di 10 anni. Che cosa vedremo in questa serata? Vedremo insieme tutto quello che riguarda l'opportunità per migliorare il nostro benessere fisico. Vedremo quello che invece è l'opportunità per quello che concerne il benessere finanziario e tutti i vantaggi che si possono ottenere in questa realtà. Herbalife è sempre stata conosciuta come una realtà legata alla perdita di peso da ormai 40 anni. Oggi, da sapere, come molti voi probabilmente avete già potuto vedere da diverse realtà legate allo sport, al fitness, legate al benessere, anche quello legato alla nutrizione esterna, delle creme, ma soprattutto sono prodotti nutrizionali per benessere di tutti i generi, quindi energia, stanchezza, tutto quello che serve al nostro corpo per stare bene. Il giro di affari dell'azienda parte, pensate, nel 1980 con 2 milioni di dollari e va in crescendo gradualmente senza avere grossi picchi, se non che in un periodo in cui dalle recessioni, da quello che sono state ovviamente problematiche a livello economico, l'azienda, pensate, dal 2010 al 2018 cresce più del 109%, ma non solo. Anche da sapere che quest'anno, nel 2019, ha, diciamo, raggiunto quasi gli 8 miliardi, quindi un'azienda solida in forte crescita e in sviluppo. Quando mi affaccio a questo tipo di azienda e vedendo questi fatturati, consapevole del fatto che al suo staff e al suo interno c'è ovviamente Herbalife Nutrition Institute, che sono più di 300 medici dedicati a quello che è la formulazione, la scienza e quello che riguarda proprio il portare sul mercato i prodotti all'avanguardia e innovativi sempre più nel tempo e negli anni. E in questi 40 anni, in effetti, ci sono stati tantissimi aggiornamenti. Ora vi do questi due personaggi tra i più illustri che abbiamo, perché non potrei elencarveli tutti in questa serata, che con i quali noi abbiamo il piacere, pensate, di fare anche delle formazioni dedicate. Il dottor David Iber, uno dei più importanti nutrizionisti al mondo, pensate, lui è stato nominato per più di 8 volte Best Doctor negli Stati Uniti d'America. E poi dall'altra parte un Nobel in medicina, il professor Liz Narro. Lui fa parte del nostro comitato medico-scientifico e da sapere che ha creato per noi un integratore, pensate, che va a beneficio di quello che è l'apparato cardiovascolare. E siamo l'unica azienda ad averlo nel progetto scientifico. Vi dicevo che l'azienda oggi si è estesa da pochi laboratori dove è iniziato a Los Angeles nel 1980. Oggi pensate, i paesi sono estesi e sono arrivati a 94 nazioni, quindi 94 nazioni che distribuiscono quello che è il prodotto sul mercato e non solo, anche quello che è la distribuzione attraverso la nostra attività che successivamente vedremo. Abbiamo visto il giro di affari, lo staff medico-scientifico, legge dell'etichettatura, il Ministero della Salute ci garantisce che tutto quello che noi mettiamo in etichetta è quello che c'è all'interno del barattolo, quindi gli ingredienti e tutto quello che noi abbiamo all'interno del prodotto non possono scappare, sono quelli per legge. Quindi se io ho qualsiasi necessità legata all'intolleranza, all'allergia, basta che guardo sull'etichetta e vedo quello che non posso mangiare, come qualsiasi cosa che io vado a comprare al supermercato, perché è concepito come cibo a tutti gli effetti. Siamo associati a AIPA e a Vedisco. AIPA è l'associazione Industria per gli Alimenti, quindi sono tutelata a livello di consumatori. Dall'altra parte, a Vedisco ci dà la tutela per quello che riguarda proprio la nostra attività sul mercato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tantissime aziende che fanno parte della vendita diretta, così viene detto, ma poche si occupano di quello che è multilevel marketing. Quindi sono solo 8 che sono associate ad Avedisco che tutela a livello governativo la nostra attività, ovviamente con la parte governo e fisco. Sponsorizzazioni nutrizionali sportive, ne abbiamo tantissimi, ve ne cito qualcuno tra i più illustri. Siamo partnership della Federazione Italiana di Nuoto, pensate, tutti i barattoli sono etichettati dalla Federazione Italiana di Nuoto e tutti gli atleti delle Olimpiadi sono seguiti dai nostri medici.
la Federazione Italiana di Atletica Leggera da qualche tempo, da un paio d'anni, il Trentino Volley, campioni d'Italia per tantissime volte. Arianna Fontana, che è stata pluricampionessa di short track, che è un pattinaggio veloce, e infine Arianna Enrico, che tutti conoscete come campionessa nello scherma. E non vi sto a citare Cristiano Ronaldo, che non solo ha utilizzato per ben 8 mesi i nostri prodotti prima di essere inserito come testimonial per la nostra azienda, ma ha creato insieme ai nostri medici un prodotto che si chiama CR7 Drive, che viene utilizzato proprio durante il nostro workout in allenamento, con grandissimi benefici che poi vedremo successivamente nelle nostre storie. Ecco qua, fornitore ufficiale della squadra olimpica italiana per gli integratori sportivi. Quindi, che cosa succede? Erbalife e il CONI vuol dire che c'è una partnership dove viene l'azienda con i medici del CONI, aiutano quello che è il supporto nutrizionale sportivo di atleti che vanno alle Olimpiadi. Per cui tutto quello che è antidoping, tutto quello che non è sano, non può essere inserito nei prodotti di Herbalife Nutrition. Dalle Olimpiadi di Rio alle prossime di Tokyo siamo presenti a pieno ritmo. Herbalife è nutrizione. Nutrizione perché oggi andiamo a capire un po' che cosa succede nella situazione d'oggi, quali sono le sue conseguenze, e noi siamo una possibile soluzione. Il mondo del benessere cambia sempre. Oggi siamo immersi da quello che sono riviste del benessere legate al controllo del peso, all'energia, a detossinarci, no? Tutto quello che serve per aiutare il corpo nel benessere. Anche le farmacie, tutti i supermercati ormai nei loro scaffali hanno in prima fila quello che è il concetto di integrare e avere supporto nel nostro cibo e nella nostra alimentazione. La società che cosa ci dice? Ci dice che abbiamo bisogno un po' sempre tutti di controllare il peso, siamo sempre lì un po' in lotta con il nostro peso. Poi però c'è una grande, grande parte, se non la maggioranza oggigiorno, che è sempre stanca e senza energia. Sicuramente qua siamo più di 800 collegati, qualcuno ci sarà sicuramente che si sta ponendo queste domande. E dall'altra parte c'è gente che continua a fare sport, ma il corpo non cambia e soprattutto magari non riesce a ottenere dei buoni risultati, avere l'energia giusta e i nutrienti per fare le sue attività sportive giornaliere. Questo perché? Noi dovremmo avere questo equilibrio ottimale nel nostro corpo, non vi sto a dire niente di nuovo, però a volte è opportuno fare dei ripassi. Troppe calorie di quello che è grassi, zucchero, alcol, colesterolo, pesticidi, ormoni, ormai il cibo, ahimè, è ricco di tutto ciò. E vi devo dire che vi parla una persona che non si toglie niente dal piatto. Dall'altra parte abbiamo pochi nutrienti. Che cosa vuol dire? Poco di quello che il corpo serve: proteine vegetali, carboidrati complessi, vitamine, minerali, acidi grassi e acqua. Quindi, perché questo? Perché oggi abbiamo due cause principali, come vi anticipavo prima, il nostro tenore di vita, stile di vita, soprattutto anche nelle città dove si corre e si è sempre in frenesia. Io vivo a Milano, ma ormai pochissimi posti ormai non si corre per fare la nostra vita quotidiana, no? Devi stare dietro alla famiglia, al lavoro, a tutto quello che ci circonda. Quindi si fanno pasti irregolari, la colazione è solo un caffè, una brioche o qualche biscotto, dall'altra parte si arriva alla sera con uno scompenso nutrizionale, quindi si mangia l'impossibile perché ci sediamo a tavola. E il secondo fattore importante è che il nostro cibo ha perso più del 50% dei nutrienti che arrivano al nostro piatto. Quindi a me ha scioccato questo dato. Se io oggi mangio una mela che prima garantiva 80 mg di vitamina C, che è un potentissimo e importante antiossidante, oggi ne dovrei mangiare almeno 6 per ottenere gli stessi milligrammi di vitamina C. Le conseguenze quali sono? Adesso vi faccio questo elenco, qualcuno ovviamente si spaventerà, ma non vi preoccupate, si può sempre migliorare. Però sicuramente qualcuno si ritrova in queste realtà, è stanco, ha stitichezza, le donne con la stitichezza vanno a nozze, mal di testa, io ho spesso mal di testa, per esempio, è un sintomo della disidratazione, problemi intestinali, allergie, oggi i ragazzini hanno allergie, quello che è poi addirittura problemi importanti, quali sovrappeso legati a malattie cardiovascolari, respiratorie e insomma qualità della vita veramente non ideale.
Quindi distinguiamo che cosa? Questo è divertente. L'alimento, tutto ciò che ci piace, da quello che invece ci serve, cioè quello che i nostri organi serve per stare meglio in energia e affrontare la nostra giornata al top della nostra performance. Siamo in questa società tanto alimentata e poco nutrita, quindi bisogna fare proprio questa distinzione. Togliamo un po' di eccessi dal piatto, non è che li dobbiamo togliere del tutto, perché io amo il vino, amo i dolci, dall'altra parte vado a compensare ed aiutare il mio corpo di un po' più di nutrienti che abbiamo visto prima. Che cosa rende il corpo sazio? I nutrienti, non le calorie. Tutti si fissano sulle calorie, ma l'importante è quello che nutre il corpo a livello degli organi, dei nostri organi, quindi la qualità del cibo e non la quantità. Quindi è importante che se io do nutrienti il corpo si sente sazio e non si va sempre alla ricerca di qualcosa che poi è, ovviamente va a eccedere con quello che non serve al nostro corpo. Integratori, io arrivo dallo sport agonistico, quindi per me era un'abitudine usare integratori anche se non avevo tutta questa conoscenza e soprattutto non ero pratica di come potevo utilizzare al meglio l'integrazione. Però sappiate che oggi è proprio diventata una necessità. Prodotti alimentari destinati a integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive. Questo è fonte del Ministero della Salute. Quindi per avere tutti i nutrienti e controllare le nostre calorie, perché non guardate troppo le calorie, ma guardate la qualità di quello che sono le calorie. Siamo questo un po' il nostro risultato, il 70% un po' è quello che facciamo tutti i giorni e ci portiamo negli anni, nel tempo e nel nostro futuro. Noi chi siamo? Una possibile soluzione, nutrirsi con semplicità, gusto, praticità, e risparmio. Risparmio perché nel momento in cui vado a dare benessere al corpo, vado a comprare meno cose che vanno a eccedere nel corpo, sicuramente vado a bilanciare una spesa migliore rispetto a quella, diciamo, meno sana. Noi iniziamo così la nostra giornata, semplicemente l'azienda si occupa di formulare una colazione equilibrata da 40 anni e si inizia da qualsiasi persona, pensate dal bambino all'anziano, può utilizzare una colazione equilibrata nutrizionale. Aloe infuso, Formula 1 e proteine. Questi sono i nostri prodotti che iniziano la nostra giornata. Che cosa succede? Io utilizzo l'aloe per idratare e aiutare il corpo a come proprio lenire, è un antinfiammatorio naturale ovviamente di tutto il nostro apparato digerente. Dall'altra parte abbiamo un infuso energetico stimolante che ci dà energia, sostituisce un po' il caffè, anche se ci piace ce lo possiamo bere tranquillamente, però pensate che ha 7 brevetti, tra cui all'interno c'è dentro proprio dell'energia pura, ma disintossicazione, che è la cosa più importante per mantenere il corpo pulito e soprattutto renderlo poi pulito negli anni. E dall'altra parte ci nutriamo. Quando ho finito questa bella tazza di acqua con aloe infuso, vado a nutrirmi con uno shake nutrizionale. Lo shake posso scegliere miliardi di gusti, cioccolato, caffè, cookie and cream, biscotto, caffè latte, frutta, c'è di ogni, qualsiasi ricetta si può fare. La cosa bella che vado a garantire già dalla mattina proteine, vi ricordate la slide precedente? Tutto quello che ci serve, proteine vegetali, vitamine, minerali, antiossidanti, tutti i macro e micronutrienti che servono alle nostre cellule e da lì ho una marcia in più per iniziare la mia giornata. Vado un po' a sostituire anche un po' il latte, che oggi insomma noi siamo gli unici mammiferi che continuano a bere il latte, e di conseguenza vado a prendere le proteine isolate della soia che mi aiutano a sostituire il latte garantendomi l'apporto proteico sano. Per chi è la colazione? Per tutti, pensate, per essere vitali, per partire con energia, sentirsi sazi, mantenere il nostro equilibrio fino a dopo pranzo, per lo sport, perché migliora quello che è anche l'energia sportiva, la crescita, la massa e il tono muscolare, i segni dell'invecchiamento, perché quando diamo all'interno alle cellule una buona nutrizione, anche all'esterno si vede e si percepisce. Quindi tutto parte da questa bellissima colazione, ma non solo, io posso usare questi programmi come colazione per benessere e energia per tutti quanti. Posso diminuire quello che è la mia massa grassa
utilizzandola come fast food, quindi arricchendo le mie giornate di un pasto nutrizionale o a cena o a pranzo. A mio piacere, non mi sento stanca, mi sento sazio, sono nutrito e ho una grande energia per la mia giornata. E poi l'altro faccio un pasto libero bilanciato. Oppure per aumentare la massa muscolare, c'è gente che fa molta fatica a aumentare di peso, che è magra, in sovrappeso, quindi che cosa fa? Va a arricchire con degli spuntini a metà mattina, a metà pomeriggio e dopo cena, degli spuntini gustosi, perché si possono fare proprio dei budini, delle mousse, dei frullati proprio come piacciono a noi. E qui vado a arricchire le calorie, ma di nutrienti con proteine sane per migliorare quello che è il mio peso. Quindi posso scegliere a ogni esigenza se c'è il programma personalizzato per ognuno di noi. Molto importante anche gli spuntini, che non siano solo a base di zuccheri, come per esempio può essere solo un frutto, ma che siano arricchiti di sali minerali, vitamine e soprattutto anche qua una piccola quantità di proteine per mantenere il controllo del peso equilibrato. Quindi queste sono un po' la nostra realtà, un po' la nostra suddivisione dei prodotti. Abbiamo la colazione equilibrata data a tutti, esigenze specifiche legate a antiossidanti, oggi un argomento molto sentito, vitamine, antiossidanti e minerali, oggi fanno un'enorme differenza nel nostro corpo per proteggerci da quello che poi è all'esterno, di batterie, eccetera, eccetera. Prodotti per avere energia per la mente, prodotti per l'apparato cardiovascolare, per migliorare il nostro colesterolo con il beta-glucano di avena, prodotti di spuntini, per esempio, col caffè, protein coffee, protein caramelle, cioccolato. Abbiamo delle barrette gustosissime che le mangiano tutti, dai bambini agli anziani, che sono molto gustose, pratiche e che danno quella sorta di energia e nutrienti. E infine tutta la linea sportiva, non è questa la sessione per parlarvene, per chi vuole avere delle informazioni sulla linea sportiva chiede alla persona che gli ha invitato. E poi tutta la nutrizione della pelle, abbiamo tutta la linea a base di aloe, anche qua tutto a base naturale. Benissimo, ora io passo la parola a un mio caro collega amico che ci proseguirà questa nostra serata con la parte successiva legata alla nostra realtà e all'opportunità. Quindi vediamo un attimo, gli passo subito la parola, Denis Busnelli, eccolo qua. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti anche da parte mia. Okay. Adesso devo trovare esattamente questo, riapriamo, serve questo, yes. e questo fatto. Siamo giusto, Babi? Siamo perfetti, siamo on fire. Bene, grazie Barbara per la presentazione. Io sono Denis, ho conosciuto questa attività 9 anni fa e dopo vi racconto anche io un po' la mia esperienza, però adesso andiamo a vedere insieme quello che è la parte che a me ha colpito fin da subito al mio primo evento, ovvero la parte dove si parla di guadagni ed entrate. Abbiamo visto l'azienda, abbiamo visto i prodotti e quello che andiamo a vedere insieme è l'opportunità Herbalife. L'opportunità Herbalife che molti conoscono per sentito dire. Invece oggi la andiamo a vedere nel dettaglio. Prima di parlare di questo andiamo a vedere una cosa molto importante, perché da anni si dice che il mondo sta cambiando, in realtà il mondo cambia, è già cambiato e cambierà sempre più velocemente. Questo perché? Semplicemente perché abbiamo dei mega trend, ovvero il mondo sta andando verso direzioni importanti come l'obesità, il problema, un problema mondiale, si pensa che magari è più per le Americhe o per gli altri paesi, ma in Italia abbiamo il primato dell'obesità infantile d'Europa, per dirne una. Verso l'invecchiamento, nel senso che ci sono sempre più persone attente a quello che mangiano, come al loro stile di vita e a tante altre cose per invecchiare in salute, nel senso che la vita si sta allungando e di conseguenza vogliamo migliorare tutti anche il nostro stile di vita nel tempo. Purtroppo alti costi nell'assistenza sanitaria, ci si ammala sempre più frequentemente e imprenditori a rischio di fallimento. Quello che andremo a vedere oggi insieme è un'attività imprenditoriale, sì, però senza rischi. Allora, Herbalife, nella nostra attività da distributori indipendenti, cosa facciamo? Portiamo risultati alle persone. Questo è uno dei primi concetti chiave.
Non vendiamo prodotti, non siamo in giro a distribuire barattoli, ma il nostro lavoro è portare benessere fisico, grazie alla miglior nutrizione al mondo, grazie ai prodotti Herbalife, e benessere economico in contemporanea. Insieme andremo a vedere questa seconda parte. Come facciamo a portare benessere fisico? Attraverso i nostri prodotti. Da qui ne deriva per noi, come leggete, un guadagno diretto ed è la famosa Herbalife commerciale. Se una persona conosce l'attività Herbalife, principalmente l'associa appunto al guadagno diretto dalla distribuzione dei prodotti a persone che hanno delle esigenze o di perdita di peso o nel voler migliorare le prestazioni sportive o la propria forma fisica o semplicemente per migliorare il proprio benessere, avere più energia e godersi la vita. Cosa succede? Che acquisto i prodotti dall'azienda a meno, li distribuisco a prezzo da cliente e di conseguenza la differenza è il mio guadagno diretto ed è un guadagno immediato. Questa è la parte commerciale. Dopo vedremo un po' di esempi. La parte più importante, e la maggior parte delle persone non la conoscono, è la parte finanziaria, ovvero l'opportunità, costruendosi una rete commerciale, di potersi costruire delle royalties, ovvero il modo per potersi costruire una propria rete di distribuzione, creando così delle royalties e diventando imprenditori di se stessi, totalmente indipendenti, senza costi, senza rischi dell'imprenditoria tradizionale, come dicevamo prima. Se vogliamo vederla tramite un grafico, perché è la parte più importante? Perché se noi andiamo a lavorare, a costruire la parte commerciale, avremo delle entrate che sono direttamente proporzionali al nostro tempo lavorato. Quindi cosa vuol dire? Che sviluppo la mia attività, ho i miei consumatori, guadagno anche bene, posso avere delle entrate importanti, dopo sentiremo un po' di storie di persone di successo che hanno delle entrate importanti, ma non derivano dalla parte commerciale, perché tutti noi abbiamo 24 ore, posso seguire più o meno persone, se sono bravo ne seguo 10, 15, 20, ma dopo un po' il mio tempo è limitato e i miei guadagni andranno a essere costanti. Se invece vado a sviluppare la parte finanziaria, quello che succede è che inizio a slegare il mio tempo lavorato dalle mie entrate, perché più è grande la rete di distribuzione che si va a creare, più è grande il giro d'affari che si va a creare e più Herbalife mi pagherà quelli che sono i diritti d'autore, le royalties, chiamiamolo in italiano rendita, che ci deriva dal fatturato che mensilmente va sul mercato. In Herbalife c'è già tutto scritto, non c'è da inventarsi niente. Queste spille che vedete sono la carriera di Herbalife, ovvero più è grande la rete commerciale che io vado a costruire e più Herbalife mi fa salire di livello e mi dà dei bonus e dei premi che poi andrete ad approfondire con la persona che vi ha invitato qua e nei vari corsi di formazione. Come si diventa distributori Herbalife? Entrando in possesso dell'Herbalife Member Pack, l'HMP, a un costo di 60 e qualcosa euro, dove su questi 60 euro non ci guadagna niente nessuno, non ci guadagna la persona che vi ha invitato a vedere questo webinar, non ci guadagna niente Herbalife, serve per attivare la licenza personale di ognuno di noi. Tutti siamo partiti da qua. Che vantaggi ci dà però questo HMP? Ci dà la possibilità fin da subito di avere i nostri prodotti con lo sconto a partire da un 25% fino ad arrivare a un massimo del 50%. Quindi se già sto utilizzando i prodotti, da questa sera attivando il mio HMP posso mangiare io e la mia famiglia i prodotti con un prezzo scontato. Mi dà la possibilità di avere dei clienti, quindi mi dà la possibilità di seguire delle persone che vogliono migliorare il proprio benessere, quindi poter distribuire questi prodotti, e mi dà da subito l'opportunità di coinvolgere persone nell'opportunità Herbalife, quindi da subito poter iniziare a costruire quella che è la mia rete di distribuzione. Quindi, come dicevo prima, si comincia tutti dal 25% di sconto e di guadagno, se distribuisco il prodotto, si passa poi velocemente un 35%, con 500 punti volume. Cosa sono questi punti volume? Per darvi un'idea, ogni 100 punti volume è un programma per un mese per una persona. Quindi tenete a mente 100 punti volume è una persona che si sta mangiando i prodotti base per un mese. Per arrivare al 35% semplicemente o faccio degli ordini durante il mese solare accumulando i punti fino ad arrivare a 500 punti o semplicemente faccio un unico ordine
dove già su quell'ordine ho il 35% di sconto. Quindi o mi faccio un po' di scorta per me e per la mia famiglia, o semplicemente sono già nell'ottica di poter distribuire questi prodotti. Ho una spesa di 580 euro circa per i prodotti che vado ad acquistare, e un risparmio se li mangio di 300 euro, e se li distribuisco ho un guadagno di 300 euro. Stessa filosofia per quanto riguarda i 1000 punti volume, però uno sconto del 42%. Posso farli questi in un unico ordine, quindi faccio un unico ordine di, passatemi, 10 programmi per darvi un'idea di questi 1000 punti volume. Già su quell'ordine ho il 42% di sconto. Vedo che qualcuno sta prendendo nota, quindi rallento un po'. E poi si arriva tutti al 50%, che è in assoluto la posizione più importante del nostro piano marketing di Herbalife. Ci si arriva con 4000 punti volume o in accumulo nei mesi, fino a un massimo di 12 mesi, o anche in un unico ordine. Quindi posso farlo subito, posso farlo nel tempo e posso farlo fino a massimo nell'arco di un anno. La posizione del supervisore è interessante perché, oltre che avere il 50%, mi apre poi tutte le altre forme di guadagno nel nostro piano di marketing Herbalife. Quindi vediamo di ricapitolare. Abbiamo il nostro guadagno diretto dalle persone che seguo, che vogliono migliorare il proprio benessere. Quindi io sono qua, aiuto una, due, tre persone, non 100, non 1000. Pochi numeri, però fatti bene, persone che vogliono ottenere un risultato, e da qui, oltre che avere un guadagno, si innesca quello che è il passaparola. La nostra forza, come dicevamo all'inizio della presentazione, è non vendere prodotti, ma vendere risultati. E quando una persona ha risultati fisici, sia di perdita di peso, di stare meglio, migliorare le prestazioni sportive, le persone attorno a queste persone se ne accorgono e ci porteranno quelle che sono le referenze. Non 100, non 1000, chi porta due referenze, chi ne porta una, chi ne porta tre, e così facendo vado a costruire un piccolo gruppo di consumatori che però mensilmente, se fatto bene, mi porta un'entrata che va dalle centinaia di euro anche a più di uno stipendio tradizionale. Dopo sentiremo anche su questo un po' di esperienze. La cosa interessante è che l'obiettivo è aiutare queste persone, oltre che stare bene fisicamente, anche a fargli sfruttare quelli che sono i vantaggi del cliente privilegiato. Poi chiedete alla persona che vi ha invitato, che potrà entrare nel dettaglio. Per quanto riguarda la parte finanziaria, consiste nel aiutare altre persone ad imparare quello che facciamo. Quindi faccio un esempio pratico: aiuto una persona a sviluppare l'attività, avere il suo piccolo gruppo di consumatori, e senza nulla togliere a questa persona, Herbalife ci pagherà le famose royalties su tutto il volume d'affari che si va a creare mensilmente, tutti i mesi. Il 15 del mese successivo Herbalife ci pagherà quello che ci spetta senza nulla togliere a nessuno. La cosa interessante è che la persona che ho inserito ed ho aiutato potrà fare la stessa identica cosa, aiutare altre persone, e anche su quel volume d'affari Herbalife pagherà le royalties sia a quella persona ma anche a me, anche se queste persone magari non le conosco. E così fino a un terzo livello di profondità, quindi all'amico dell'amico dell'amico. Finito, se no l'azienda andrebbe in perdita e il marketing non starebbe in piedi. Quindi il concetto è che io, come quella persona, però posso avere quante persone voglio, e di conseguenza posso aiutare più persone ad imparare quello che facciamo, a sviluppare i loro guadagni, e su tutto il giro d'affari che si andrà a generare, Herbalife, che lo vogliate oppure no, mensilmente, il 15 del mese successivo, ci pagherà quello che ci spetta. Per darvi un'idea di quelle che sono le caratteristiche del mondo della nostra attività, sono diverse. La prima è che serve semplicemente un minimo investimento iniziale, che sono i famosi 60 euro per attivare la propria licenza, essere a norma di legge ovviamente. E in quella licenza, come dicevamo prima, riceveremo il frullato, riceveremo materiale informativo, la borsetta e tutto quello che abbiamo visto nella foto di prima. C'è totale formazione, quindi non si è mai lasciati al caso, non c'è da inventarsi niente. Era una delle cose che mi è piaciuto fin dall'inizio, dovevo solo imparare e dalle persone che avevano già risultati, che facevano questa attività e facevano la formazione. Non c'è nessun rischio commerciale, perché non avendo magazzini, dipendenti, strutture, tutto quello che
sono quei rischi nella nostra attività non esistono. Non c'è nessun obbligo commerciale, nel senso che lavoriamo per quelli che sono i nostri obiettivi, nessuno ci verrà mai a dire cosa dobbiamo fare con questa Herbalife e cosa dobbiamo ottenere, e non c'è nessun limite territoriale, ovvero possiamo operare in tutti i 90 e passa paesi in cui è presente l'azienda con la licenza che attiviamo già da stasera. Quindi possiamo operare a livello internazionale anche, tra l'altro, direttamente dal divano di casa, perché la nostra rete commerciale si può sviluppare, anche se io sono qua in Italia, in tutto il mondo. È un'opportunità slegata dal tempo. Non vogliamo passare il messaggio che non ci vuole tempo e che Herbalife regala i soldi, perché non è quello che non è la verità. Però cosa succede? Che posso gestirla in maniera intelligente nella mia vita e andare a costruire quella che è un'attività che poi inizierà a slegare le mie entrate dal mio tempo lavorato, come abbiamo visto prima. Una cosa interessante è che tutto quello che andiamo a costruire, essendo un'attività di proprietà, per legge è cedibile ed ereditabile, quindi tutto quello che vado a costruire rimane in asse ereditario alle generazioni future. Per quanto riguarda la gestione amministrativa, velocemente andiamo a vedere due cose. Una, che c'è una legge in Italia che ci regolamenta, che è la 173 del 2005. Questa legge in sostanza ci dà diversi vantaggi. Un'altra cosa a livello di gestione amministrativa è che, come dicevamo prima, Herbalife ci paga il 15 del mese successivo e gli importi accreditati sono già tassati, tasse, IMS, contributi. Quando ci fanno la domanda, ma voi pagate le tasse? Certo, perché sennò non potremmo operare sul territorio italiano. E quelle che sono le tasse vengono pagate direttamente dall'azienda, che effettua una ritenuta a titolo di imposto definitivo, e gli importi percepiti non fanno cumulo con altri redditi. Questa è una cosa importante, perché essendo già tassati non possono essere ritassati. Di conseguenza, per qualsiasi persona che ha già un'attività, magari da dipendente o in proprio o ha qualsiasi altro reddito, non gli va in accumulo alla fine dell'anno. Ed è un'attività che va sviluppata senza l'iscrizione all'ufficio IVA fino ai 6.410 euro lordi di guadagno. Superata questa cifra, non si apre la partita IVA tradizionale, ma è una partita IVA a costo zero, quindi zero costi di apertura, zero costi di mantenimento, zero costi di chiusura. È una partita IVA specifica per quella che è la nostra posizione fiscale, dove non c'è da pagare niente. Questo è importante, perché molto spesso quando si parla di partita IVA in Italia si pensa a qualcosa di brutto. In realtà nel nostro caso non c'è nessuno stress. Adesso quello che andiamo a vedere insieme è una cosa molto importante, che sono i risultati delle persone, perché in Herbalife il modo più importante che abbiamo nel far vedere come funzionano le cose è parlare di risultati. Tutte le testimonianze che andremo a vedere, sia dei prodotti che sull'attività, sono soggettivi. Quindi i prodotti Herbalife sono destinati ad integrare una comune dieta equilibrata e a fornire sostegno, e tutti i risultati sono legati all'utilizzo del programma e controllo del peso, uniti a una dieta equilibrata. I prodotti non sono intesi per prevenire e diagnosticare varie patologie, quindi questo lo dobbiamo leggere per legge. Adesso sentiremo un po' di storie di persone. Ad esempio sentiremo la storia di Anna. Anna, ci sei? Ciao, mi sentite? Sì. Ok, allora io mi chiamo Anna e ho conosciuto Herbalife circa 4 anni fa tramite un amico, perché avevo da perdere i centimetri sui miei fianchi. E, non avendo tempo di fare la pausa pranzo, l'ho trovata da subito una soluzione veloce, pratica e gustosa, e ho perso 2 kg, 7 kg e 2 taglie. Faccio l'estetista da più di 30 anni e il mio lavoro mi piace tantissimo, ma è molto usurante e non vedo prospettiva per il mio futuro. Capito. Sono divorziata, con 2 figli, e l'attività all'inizio non mi interessava perché lavoravo tantissimo, ma l'esigenza di avere un guadagno extra mi ha spinto ad andare ad approfondire, e grazie a questa opportunità mi sono creata un'entrata extra di circa 400 euro, con la visione che sarà la mia unica attività futura. Complimenti Anna. Grazie. Passiamo a Edoardo. Ciao Edoardo. Adesso ti mettiamo il microfono. Vai. Adesso sì. Ciao Dennis. Allora, io sono Edoardo.
ho 54 anni, nella vita di tutti i giorni faccio il tassista a Milano, facevo questo chiaro di luna che c'è. E niente, io come vedete nella fotografia ero, non mi piacevo più, non mi piaceva quando mi guardavo, ero sempre stanco, avevo un sacco di problemi sul lavoro, anche nel mangiare. Così incontro un amico e lui mi presenta questi prodotti, io mi fido di lui, comincio a utilizzarli, da subito grande energia e devo dire che comincio subito a perdere peso, perdo 16 kg, due taglie di pantaloni e sto benissimo. E per quanto riguarda l'attività, io nella mia non vedo più un futuro, specialmente in questo momento. Quindi decido di iniziarla con mia moglie e negli ultimi mesi sono in una cifra intorno ai 500 euro al mese. Complimenti. Grazie, ciao. Ciao. Poi abbiamo Paola. Paola, adesso la recuperiamo, ti apriamo il microfono. Ci sei, Paola? Vediamo. Sì, eccomi. Ciao a tutti, ciao. Io sono Paola, ho 39 anni e utilizzo i prodotti da 5 anni perché ero sempre molto stanca. Fin da subito mi danno tantissima energia, mi supportano poi durante la mia seconda gravidanza e successivamente mi aiutano a perdere 2 taglie e 4 kg. A me l'attività all'epoca non interessava, io ero pedagogista, gestivo 25 nidi di infanzia e il mio lavoro mi piaceva tantissimo. Però due anni e mezzo fa dovevo rientrare dalla maternità della mia seconda bambina e così lasciarla nelle braccia di qualcun altro a soli 6 mesi. Questa cosa mi manda completamente in e fare la mamma a tempo pieno. Mio marito mi parla di un'opportunità Herbalife, vado a vedere 2 giornate informative e lì vedo la possibilità per me di guadagnare senza però rinunciare al mio ruolo di mamma. Adesso è da circa un anno e mezzo che faccio questa attività insieme a mio marito e abbiamo costruito una rete commerciale che ci genera ogni mese 800 euro. Complimenti a tutte e due. Grazie. Poi abbiamo Katia. Eccomi qua. Ciao Dennis, buonasera. Ciao. Io inizio 5 anni fa a mangiare i prodotti perché la mia esigenza principale era quella della perdita peso. Da lì se ne vanno 30 kg e tuttora stiamo lavorando per raggiungere l'obiettivo finale. Poi 2 anni fa ero in cerca di un qualcosa di guadagno extra per arrivare a fine mese e sono andata a informarmi a un corso di 2 giorni e da lì ho iniziato a fare anche l'attività. Attività che faccio molto molto part time perché il mio primo lavoro è nelle produzioni televisive. Negli ultimi mesi la mia media è di 1800 euro al mese circa. Ciao a tutti! Complimentoni! Poi abbiamo, eccoci qua, Marco e Giada direttamente da Roma. Esatto! Ci sentite? Sì, ciao! Ciao, ciao, io sono Giada, ho 38 anni, utilizzo i prodotti Herbalife da 10 anni. Per il benessere e per mantenere il mio peso in maniera semplice e senza rinunce. Ho iniziato a fare l'attività perché per crearmi un piano B da affiancare al mio lavoro di grafico, poi il piano B è diventato un piano A e quindi svolgo l'attività di Herbalife con il mio compagno Marco. Ciao, sono Marco, 40 anni e 10 anni fa inizio i prodotti per 10 kg ma soprattutto acquisco tantissima energia. L'attività non mi interessava perché facevo il lavoro per cui ho studiato, il grafico. Purtroppo però lo facevo come dipendente. Per 13 anni quel tipo di vita non mi piaceva più, non ho più tempo per me e per la mia famiglia. Quindi dopo un po' vado a vedere un evento insieme a lei di formazione che si chiama STS. Lì capisco che potevo lasciare il mio lavoro e vivere libero. È diventato questa realtà circa 4 anni fa. Oggi abbiamo ripreso in mano il mio tempo. La media degli ultimi mesi non è mai di sotto i 3500. Ciao. Ciao. Ciao, complimentoni. Poi abbiamo Lorenzo. Ciao Dennis, buonasera. Ciao a tutti. Lorenzo, faccio il personal trainer, trainer CrossFit e ex vigile del fuoco. Mi sono avvicinato a Herbalife 10 anni fa da scettico, parlavo male dei prodotti e miei clienti in palestra, ma un weekend formativo mi ha tolto tutte quelle che erano le opinioni e mi ha fatto vedere l'opportunità, quella di potermi creare un'entrata slegata dal tempo lavorato, aiutando gli altri a star meglio. Primo mese avevo creato un introito di 800 euro, a oggi ho una media mensile intorno ai 3.000 euro. Grazie a tutti, buona continuazione. Grande Lori. Poi abbiamo Stefano. Ciao a tutti, sono Stefano, ho 42 anni, utilizzo i prodotti ormai da circa 7 anni, ero un iperscettico, bene, con il scorretto utilizzo se ne sono andati via ben 32 kg.
Nella mia attività principale io sono imprenditore nel campo delle telecomunicazioni e chi fa l'imprenditore sa che uno dei suoi soci molto attivi si chiama Stato. Detto ciò, vado un attimo ad informarmi anch'io di questa Herbalife. Io insieme a mia moglie facciamo questa attività, lei fa più da badante nel mio caso, e abbiamo una media mensile intorno ai 3.500 euro. Complimenti. Poi abbiamo Igor Cassina, medaglia d'oro olimpica, ma anche Get 2.5 Herbalife. Ci sei, Igor? Ciao. Ciao a tutti. 42 anni, ho vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi nella ginnastica artistica ad Atene 2004. Sono stato successivamente un allenatore per 3 anni. Mi piaceva tantissimo il mio lavoro, ma da un punto di vista economico non avevo gratificazioni. 6 anni fa conosco Herbalife Nutrition, inizio a utilizzare i prodotti e i relativi risultati a livello di benessere e recupero della muscolatura, e partecipando poi a un evento di 2 giorni ho compreso anche la sfera finanziaria. Lascio poi definitivamente il mio vecchio lavoro. Oggigiorno mi occupo di questo progetto di vita e oltre al fatto che l'azienda mi ha riconosciuto con 4.800 euro l'ultimo mese, ho una visione per il futuro totalmente diversa per me e per la mia famiglia e sono ritornato a essere competitivo come allora. Grande Igor! Abbiamo Barbara che abbiamo sentito prima, che ci racconta la sua esperienza. Eccomi di nuovo. Io 10 anni fa gestivo dei centri fitness e varie catene tipo Virgin Active, Get Fit. Lavoravo 12 ore al giorno e non avevo più tempo per fare sport. Insomma, ormai non avevo più la mia vita. Quindi inizio dal prodotto, però mi incuriosisce l'azienda, vedo il piano di marketing e, come hai spiegato bene tu, vedo la possibilità nel tempo di guadagnare di più costruendomi delle entrate indirette, ma soprattutto migliorare quello che era il mio stile di vita. Inizio part time, dopo un anno mi licenzio da dirigente. Oggi è diversi anni che la mia fonte di reddito unica e principale e la mia media supera i 5.000 euro. Grazie. Grazie a te. Poi abbiamo Carla e Paolo, socio. Eccoci. Ciao. Eccoci, ciao Dennis. Io ho iniziato 13 anni fa con l'utilizzo dei prodotti, ho lavorato per quasi 30 anni in azienda alimentare e nell'ultimo periodo ho deciso di licenziarmi e fare la mamma a tempo pieno. Quello che è successo è che ero aumentata di peso, un'amica mi ha consigliato i prodotti, ho iniziato a utilizzarli, ho avuto grandissimi risultati e da lì sono andata a vedere questa Herbalife che non conoscevo assolutamente e ho capito che avevo la possibilità di aiutare un sacco di persone sia dal punto di vista fisico che economico. E 2 anni dopo l'inizio di questa mia attività ho inserito anche mio marito Paolo, che è inserito così. È il solito. Ciao, sono Paolo, ho iniziato a usare i prodotti quando Carla li ha portati in casa, dopo un po' di insistenza da parte sua, dovevo perdere peso, ho perso 10 kg, oggi mi sento benissimo, molto meglio di 10 anni fa, anche se oggi ho 67 anni e più. Dell'attività di Carla non mi interessava perché ero direttore commerciale della Star in quel periodo, però da un po' di tempo non mi piaceva più la vita che facevo. Avevo un bel lavoro ben pagato, ma tutto questo non mi bastava più, quindi cercavo alternative, trovavo altre aziende, quindi non avrei risolto, e allora sono andato ad informarmi su Herbalife. La cosa mi è piaciuta. Dopo un anno ho dato le dimissioni dalla Star, oggi lavoriamo insieme ormai da molti anni, sono più di 11 e abbiamo una media di guadagni che supera i 5.000 euro. Grazie. Grazie Dennis. Poi abbiamo Valentina. Ciao, io ho 35 anni. Ciao. Da piccolina avevo spesso le difese immunitarie basse, poca energia anche a scuola, poca attenzione. E in famiglia già tutti utilizzavano i prodotti di Herbalife, mamma, papà e i 2 fratelli, quindi mancavo solo io. E da lì il passaggio è stato semplice, a oggi sono 24 anni che utilizzo questa nutrizione e mi sono serviti anche dopo 2 anni della gravidanza per lasciare 12 kg, quindi rimettermi in forma, quindi nuove consapevolezze con un utilizzo più strategico. Lì lascio il lavoro per supportare la carriera di mio marito e crescere Riccardo, mio figlio. Succede che 8 anni fa noi ci separiamo, da lì vivo delle difficoltà economiche importanti perché
disoccupata estetista e mamma single, facevo fatica a trovare il lavoro. Membro dell'opportunità di Herbalife, vado a un evento di 2 giorni, capisco che è un mestiere semplice, il prodotto ce l'avevo già in corpo, ce l'avevo già a casa, quindi avevo già tutto, bastava solo che mettessi in pratica ciò che insegnavano in quei 2 giorni, e da lì è sempre stata questa la mia fonte di guadagno, che poi mi ha dato molto di più, perché mi ha permesso di ricostruire quella che era un'autostima, riconquistare quella che era una dignità come mamma e come donna, e l'ultimo mese sono stati 5.800 euro. Grande Vale! Eccomi qua! Vi ho detto prima che vi raccontavo un po' di me, questo ero io 9 anni fa nella mia massima espressione di benessere. Avevo 21 anni e mi sentivo un vecchio perché ero sempre stanco, mal di testa, problemi di intestino, dormivo male, e ho conosciuto Herbalife per l'attività. Facevo l'odontotecnico, l'ho fatto 2 anni finita la scuola. In quei 2 anni ho realizzato che dovevo stare chiuso dentro in un posto per il resto della mia vita per uno stipendio che già non mi bastava, perché già abitavo da solo. E ho detto anche no, ci deve essere un modo migliore per vivere. Il mio collega, parlandone, arriva un giorno con un annuncio sul giornale che parla di un'opportunità nel settore del benessere. Rispondo all'annuncio, partecipo prima a una serata informativa e poi a un evento di 2 giorni nel weekend dove mi è piaciuto tutto e ho capito cosa fare da grande. Da subito ho iniziato ad usare i prodotti, grande energia, più lucidità mentale, più concentrazione. Nel tempo sono anche aumentato, migliorando il mio stile di vita, usando bene i prodotti, 10 kg di massa muscolare. E da subito ho iniziato a sviluppare l'attività. Il primo mese sono stati 600 euro, dietro un lavoro serio e costante in questi 9 anni, però divertendomi, conoscendo un sacco di bella gente, migliorando come persona, viaggiando, la media degli ultimi mesi è attorno agli 8.000 euro. Nel Millionaire Team c'è anche la mia socia, Cristina Neves. Ciao socio, mi senti? Ciao ragazzi, buonasera a tutti, io sono Cristina Neves, conosco Herbalife. Nella mia gravidanza mi avevo consigliato il mio ginecologo. Per me Herbalife era prodotto per donne in gravidanza, io l'avevo usato, mi sono innamorata perché mi sono sentita molto bene, ho regolarizzato l'intestino, ho cominciato a dormire bene, però era tutto lì. Poi a 20 anni fa recupero i prodotti per tutta la famiglia e sono 20 anni che mangio Herbalife. L'attività invece non mi interessava perché pensavo che fosse per casalinga disperata, riunione a casa, chiamare la gente, ho detto non lo farò mai questa attività. Ma quando i miei figli sono andati a studiare in Inghilterra cercavo l'opportunità per lavorare. Non pensavo a Herbalife, ma in quel momento lì mi hanno parlato di un grande evento all'estero, a Parigi, e io sono andata a vedere, molto scettica perché molto piena di pregiudizi, però in quel momento lì ho detto vado a vedere, magari mi perdo qualcosa. E lì ho capito che potevo imparare un mestiere, e quello che ho fatto, ho sempre seguito l'istruzione, sono sempre andata agli eventi, ho imparato, è un'attività, non l'ho mai pensato che potevo guadagnare quei 5-6 mila euro che erano allora la mia aspettativa, né, quello che volevo guadagnare. Oggi sono ormai quasi 17 anni che faccio solo questa attività, vivo di questo, il mio primo mese è stato 180 euro e oggi ho una media di più di 13.000 euro al mese pagato tasse. Grazie Cri. Grazie a voi. Questa sera abbiamo il piacere e l'onore di avere collegato una delle persone che ha i massimi livelli di Herbalife, a livello dell'Executive President Team, ed è una persona che ha avuto il piacere e l'onore di conoscere di persona, come l'avrete anche voi nei prossimi eventi di formazione che ci saranno di persona, e davvero, al di là della spilla, al di là dei risultati, è davvero una persona speciale. Ho il piacere di introdurvi e sentire la storia del nostro Executive President Team, Giuseppe Primerano. Ciao Giuseppe! Ciao, grazie mille Denis, grazie mille. Allora, soprattutto volevo ringraziare anche la Barbara, che avete fatto una parte straordinaria, veramente. Quello che andrò a fare io adesso in questi 3 minuti, 5 minuti, è nulla a confronto di quello che voi avete fatto. È veramente un bellissimo lavoro, quindi facciamo quel famoso applauso che viene fatto dai grandi minuti, quindi ragazzi, veramente è straordinario. E le storie veramente sono sempre la parte del nostro, nel nostro lavoro. Io mi ricordo 18 anni fa, quando ho iniziato, di quello che ho vissuto sono state esattamente le storie. Quindi quando avevo ascoltato le storie ho detto beh, questa è un'attività che comunque si può fare, se ce la fanno loro lo posso fare anche. Quindi cos'è che è successo? Pensate che la mia storia nasce un po' in un modo strano.
soprattutto io sono di origine calabrese e i miei genitori avevano cercato comunque un po' di fortuna emigrando poi quello che era al nord. E da lì sono, come dire, anche se le aspettative dei miei genitori era quello di andare in Australia, però non avevano fatto i conti con quello che era la documentazione, quello che era comunque le possibilità economiche. Quindi la direzione viene poi postata verso il nord, esattamente sono di Brescia. Da lì che cosa è successo? Che i miei genitori, ho capito che loro stavano cercando veramente di darci una mano, perché siamo sei fratelli, e cercavano comunque di darci un benessere anche sotto questo aspetto. E da lì poi è nato tanta esperienza, ho imparato a fare tanti lavori, ho imparato veramente a fare quello che era il muratore, ho imparato a fare il pulitore dei metalli, che sarebbe niente meno quelli che puliscono il vasellame, coltelli, pentole, queste cose qua. Però quello che ho anche lì ho imparato dai miei genitori era quello di migliorare proprio il mio stile di vita, e grazie a un grandissimo amico che mi presenta poi un'opportunità di commerciante ambulante, mi fa: Giuseppe, guarda che questo nostro amico vende questo giro, guarda che sta lavorando molto bene. E pensate che per 17 anni ho fatto quel lavoro lì, un lavoro che veramente per me era straordinario, perché mi aveva realizzato, avevo comunque, ho avuto il modo di comunque vedere la mia casa tutta da sola, portare il mio furgoncino dentro, capite, quei sogni che si realizzano grazie al fatto comunque aver creduto a questo lavoro. Ma mi ricordo bene che quel lunedì mattina entra in questo bar, era la giornata in cui noi si andava a fare le compre, e questa persona viene dentro e mi dice: Giuseppe, guarda che c'è un prodotto che sta usando mia suocera, sta avendo dei risultati e già sto guadagnando i miei primi 6 o 800 mila lire, perché ho iniziato nel 2001. Mi sono detto, ho fatto commerciante veramente per tanti anni, se il prodotto funziona era normale poi avere un riscontro, avere comunque un guadagno. Da lì, cos'è che ho fatto? Il fine settimana sono andato a vedere esattamente come funzionava questa attività, perché non avevo capito molto, avevo capito che questo ragazzo aveva già dei risultati, ma non avevo capito bene il meccanismo. Poi alla fine, quel fine settimana, vado a vedere come funziona Herbalife e da lì mi innamoro subito. C'è una parte straordinaria che ha fatto poi il contorno di tutto quello che ho visto, che era stata poi la Family Foundation, però allora era Family Foundation, oggi si chiama Herbalife Nutrition Foundation, ma non ha importanza, non è quello che voglio farvi capire. Herbalife è un pacchetto straordinario, un pacchetto unico dove all'interno veramente possiamo identificarci in qualsiasi cosa. Da lì cos'è che sento? Sento comunque delle testimonianze sia sul prodotto e sia sull'attività. Ho detto, oh cavolo, se è vero che funziona veramente così, voglio utilizzarlo anch'io. Da lì inizio ad usare quello che è il prodotto, quindi ho già cambiato la colazione, ho cambiato un po' i miei spuntini durante la giornata, e lì vedevo che piano piano mi sgonfiavo, avevo perso il mio peso e avevo acquistato la mia energia che non avevo più, perché comunque con il mercato un lavoro abbastanza pesante, mi sono detto, cavolo, veramente funziona. Anche se all'inizio ero un po' scettico, pensate, perché il prodotto l'avevo fatto poi utilizzare alle mie ex moglie. Noi abbiamo tre figli, ho detto, ascolta una cosa, tu prova il prodotto, se il prodotto funziona si fa l'attività. E ovviamente è uno scherzo, però veramente anche lei aveva dei grandi risultati, ho detto, perché non provarci? E quindi l'attività è nata in automatico. Cosa ho fatto? Ho parlato a tutti. A tutti dicevo di questo prodotto, a tutti dicevo che funzionava, a tutti dicevo che c'era una grande opportunità, perché già nei primi mesi avevo già degli ottimi guadagni che veramente da ambulante, da commerciante, mi sono detto, oddio, un lavoro semplice, c'è da lavorare anche qua, perché nessuno regala nulla, ma è fattibile farlo fare a chiunque questa attività. Ed è veramente, per 4 anni ho fatto quell'attività, l'ho fatta part-time, chiamiamola part-time, riuscivo a gestire sia una cosa che l'altra, perché riuscivo veramente a far sì che la mia attività da ambulante, che mi piaceva tanto, riuscivo a gestire anche da parte come di Herbalife, me la gestivo comunque senza nessun problema. Da lì poi, dopo 4 anni, quando ho visto che veramente il fatturato di Herbalife era tutt'altro, era sempre in crescita, io ho lasciato, esattamente già prendevo dalle circa quasi 6.000 euro al mese, dalle 5 a 6.000 euro al mese. Io ho lasciato quel lavoro che a me piaceva tanto, che mi ha dato tanta soddisfazione, per poi farlo a tempo pieno. Poi immaginate cos'è che può essere cambiato poi quando ho iniziato a fare questa attività, totalmente questa attività. Uno, non ti alzi più presto al mattino, quindi mi alzavo alle 5 di mattino. E quando fa freddo, quando fa caldo, e per chi magari è un commerciale sa cosa vuol dire un investimento per mantenere comunque questa attività, quindi veramente c'era tantissima roba. E lì, ragazzi, avevo capito che poi non avevo un grande stile di vita, avevo il gusto e il piacere di fare questa attività, ero solo lavoro ma non avevo stile di vita.
e quello veramente ha fatto un'enorme differenza. All'inizio a viaggiare, cose che non avevo mai fatto, viaggi un po' dappertutto, è un'azienda tra l'altro meritocratica, ti riconosci se fai qualcosa di più. Quindi molti viaggi, grazie al fatto che comunque abbiamo fatto un ottimo lavoro, l'azienda ci riconosce con delle vacanze, ma le vacanze che fa Herbalife sono vacanze particolari, sono molto, molto belle, molto fatte di un certo stile, perché comunque Herbalife premia e riconosce esattamente chi fa un po' di lavoro. Diverse volte siamo stati comunque in America, penso che siano 8 volte in America, e la possibilità di, quando i tuoi ragazzi, io ho 3 figli, mi dico: papi, quando è che andiamo in vacanza? Io dico semplicemente: ragazzi, quando voi volete, non è un problema, io sono disponibile perché ho il tempo necessario per fare quello che voglio, che poi alla fine è quello che è poi il bene più prezioso che noi abbiamo. Ragazzi, questo è possibile grazie a che cosa? Grazie a averci creduto, grazie anche non solo averci creduto, ma aver tolto anche quello che erano poi le critiche delle persone, perché quando ho conosciuto Herbalife veramente le persone dicevano: ma Giuseppe, ma tu con un lavoro che veramente funziona vuoi fare quelle cose lì? E gli faccio: non lo so, io visto che funziona, visto che il prodotto comunque dà dei risultati, visto che già ho dei guadagni, per me era normale. Quindi quello che ho fatto soprattutto all'inizio, ragazzi, se può esservi di aiuto, non ho ascoltato i coccodrilli, perché quando avevo iniziato a fare il mercato le persone mi dicevano: Giuseppe, ma tu nell'officina che prima lavoravi bene, perché vuoi fare i mercati? Ma lo sai che quel lavoro lì non funziona bene, non quella gente lì così, quella gente... Io non ho creduto, ho fatto il mercato, la gente però è ritagliata a fare questo tipo di lavoro. Oggi che faccio Herbalife mi dicono: Giuseppe, però tu hai iniziato prima, poi tu hai iniziato dopo, però non pensavo che tu avessi fatto così. Le persone hanno sempre qualcosa da dirci, hanno sempre qualcosa da dire, ma quello che ho fatto, ho ascoltato il mio sentimento, ho visto risultati effettivi delle persone, e da lì mi sono detto: perché non provare a fare questa attività? Non mi chiedono nulla, soprattutto io ho la quinta elementare, non ho studi, e mi ricordo bene che nel 92, ragazzi, quando io ho preso la licenza del mercato, dovevo fare il reg, e mi detto: Giuseppe, tu puoi fare, puoi avere la licenza, ma devi avere almeno 8 anni di studi. Io avevo 5 anni di studi e 3 da bocciato. E per quanto riguarda proprio il sistema, prevedeva almeno 8 anni di studi, li avevo fatti, quindi non avevo altro, ragazzi. Quindi ecco perché mi sono un attimino, entusiasmato su questa cosa. Non ti chiedono nulla, puoi fare quello che vuoi. È un'attività indipendente, cresci quanto vuoi, mangi quanto vuoi, non c'è nessun problema. E questo veramente mi ha ispirato, e ho iniziato a fare questa attività veramente con cuore e con passione. Ho iniziato perché mi interessava quello che era la parte di guadagno, poi alla fine ci siamo accorti che c'è più che un guadagno. Quindi veramente può aiutare tante persone a realizzarsi. Grazie a che cosa? Grazie a condividere quello che stai facendo, semplicemente facendo solo quello. Condividi quello che stai facendo. Ora, che cosa vi consiglio di fare dopo una chiacchierata così? Andate ad approfondire questa cosa. Io ho conosciuto Herbalife il lunedì. Pensate, io l'ho conosciuta lunedì. E espressamente il giovedì vedo una piccola presentazione come questa e il fine settimana vado a vedere come funziona. Ragazzi, io penso che tra di voi ci sia comunque una persona che è interessata al proprio benessere. Perché no? Perché non provare a vedere come funziona questa colazione? Quanto è importante oggi integrare, soprattutto in un momento come questo. E grazie a che cosa? Grazie comunque delle informazioni giuste e dovute, vi sarà dato altre informazioni proprio al riguardo. Che cosa fare? Segnatevi questa data, la domenica prossima, non è molto lontano, è domenica. Cos'è che dovete fare? Non dovete fare niente perché non possiamo muoverci, ma grazie alla tecnologia, grazie al sistema, possiamo comunque avere tutto da casa. Dovete niente meno che collegarvi a questo Quick Start che viene fatto esattamente alle 2:30 di pomeriggio. Qui avrete modo di vedere veramente 9 codici di Herbalife, 11 presenti che sono il top veramente nell'azienda. Questi sono veramente i top, ce ne sono migliaia e diciamo che fortunatamente questo fine settimana ne trovate 11. Pensate che dentro troverete comunque delle persone come un ex operaio, che oggi, allora capiamoci un attimino, i presenti sono quelli che guadagnano minimo da 20.000 euro in su, giusto per avere un'idea. Quindi troverete un ex operaio, una ex estetista, pensate, troverete anche un ex dirigente del ventaglio, un ex laureato, anzi un laureato, troverete un imprenditore, troverete un ingegnere informatico, quindi veramente troverete anche il numero uno in Italia e non solo. Non sto qui a raccontarvi che questa persona che cos'è a livello proprio mondo, che significato ha e che personaggio è veramente lei e sua moglie. Quindi ecco che cos'è il programma, che cosa fare. Però prima di questo, noi mercoledì, esattamente domani, abbiamo comunque una serata specifica anche su a quello che è lo sport.
quindi una serata dove viene presentato quello che è il programma sportivo, ci saranno anche altre testimonianze, quindi invitate delle persone esattamente mercoledì sera, di conseguenza avrete già un piccolo gruppo domenica a questo quick start che durerà circa un'ora e mezza e vi saranno dati altri dettagli da persone appunto di questo livello dove vi possono portare oltre a quello che è l'immaginazione. Questo è quello che abbiamo fatto noi, semplicemente questo, abbiamo seguito pari passo quello che ci veniva consigliato e oggi veramente possiamo dire grazie alla persona che ci ha comunque fatto conoscere Herbalife, lui ci ha dato l'opportunità, noi abbiamo visto la visione, da lì è nato tutto quello che è la nostra vita. Quindi ragazzi, io vi saluto, spero di vedervi domenica, ci sarò anch'io lì in mezzo, avrò anche lì da raccontare una mia piccola storia. Vi saluto tutti e soprattutto apriamo i microfoni, apriamo comunque l'audio, apriamo quello che è il web e vediamo che cosa ci salutiamo. Vediamo. Ciao Giuseppe, grazie mille. Ciao. Buona continuazione ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buona serata a tutti. Quello. Eccoci. Ciao. Aspetta, se volete vi apro, ecco qua. Ecco, brava, apri, brava. Bardina. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buonanotte a tutti. Siamo con pochi. A letto. Siamo rimasti. Ciao, ciao, grazie. Buonanotte a tutti, bravissimi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.